Benvenuti in questo nuovissimo video. È il video speciale di Halloween. Trick or treat. Stiamo andando nel primo e unico atelier del bombolone nel mondo. Cioè, l'atelier del bombolone. Non ti ho mai sentito? Che good glory. Si chiama Donatelier. Donat Atelier. L'atelier del donut, appunto. Perché hanno fatto una speciale collezione di tre incredibili bomboloni a tema Halloween, quindi noi subito come dei boccaloni a provare le cose virali. Il posto si trova all'Est Square, a 20 secondi a piedi dall'Est Square. Speriamo di non fare la fila perché ho visto che c'è sempre fila. Non ho trovato quasi niente sull'inventore o sul proprietario di questo posto. Roladin, israeliano, e ha una bakery di famiglia da tipo 50 anni. Però questo è il primo atelier del bombolone nella storia della vita. Non l'hai mai visto un atelier del bombolone tu? Abbiamo ordinato, finalmente sono arrivate e non vedo l'ora di provarle. Quindi iniziamo dalla prima. Che è, se non sbaglio, si chiama Vanilla Cookie Scream. Scream come urlano. Ed è crema alla vaniglia, crumble di cookie black, marshmallow, crema chantilly e un Oreo. Taglio ragazzi, perché sapete che io sono impedita. Taglia ragazzi, mordi più porco, dai. Cioè si sente il marshmallow. Faccelo vedere dentro. Guarda lì che roba, incredibile. È un bambalane. Non c'è niente pasta di zucchero, che già è tanto. È tutto crema. Fraiti di bosco, cioè frutti di bosco, crema chantilly, scaglie di cocco e meringa al cocco, ragazzi. Guarda che bello questo. Crema chantilly al cocco. Cioè questo deve essere il mio prefe in assoluto, la descrizione. Sono tutti i miei ingredienti preferiti. È un po' buono dentro questo. Guarda. Solo quando schiaccio un brufolo, guarda. Ah, ok. Quindi è ripieno, è buono. No, cocco non si sente. No. Zero. Sono tagliato, amore. Aia. Il cocco non si sente. Tutto a base di cocco e il cocco non si sente. Zero. Te l'ho detto, io non mi credevo. Disappunto. Disappunto per l'altro. Adesso c'è. Lui. C'è un dente che gli esce. Allora. Il più simpatico, giramelo. Eccolo qua, la pancettina più tenerina di sempre. Chi è più tenero tra i due? Rimetto. Non so per cos'è questo io. Si chiama Pumping Crackle Crumble. Quindi abbiamo una ganache di zucca piccante. Speziata. Un crumble di macaron e crumble speziato al macaron. La crema chantilly sempre e un sablé alla mandorla. Ah, questo è un sablé alla mandorla, incredibile. Sablé alla mandorla. Quindi anche questo sembra molto promettente. Prova a mangiarlo insieme. Sì, devi. Siamo qui per questo. Buono questo. No.
Ok, faccelo vedere. Buono questo, eh? Sono buoni, sono fatti bene, ma hanno tutti lo stesso sapore in pratica. Cioè questo non sa di zucca, quello non sa di cocco, l'altro diceva chantilly, almeno sapeva solo di quello. Vabbè, fa un po' male il dentino, eh? Ah, yeah. Andiamo alle valutazioni finali, le facciamo buone, facciamo bella giornata oggi. Considerazioni finali su questi, su questo speciale Halloween, bomboloni alla zucca di Halloween. Sì, perché infatti alla fine non era mica ciambelline, vero? Magari il donut in Israele lo fanno senza buco. La nota positiva secondo me di tutti era che non c'era quella glassa di zucchero super spessa che ti nausea. Il posto bello però. Posto design sembra incredibile, ragazzi. Incredibile. Sembra un atelier. La parete che stava dietro di lui era bellissima, ragazzi, con tutti quei led, i colori proprio. Per me è troppo pacchiano. Cioè poi, ragazzi, non so se avete notato, sopra il bancone c'erano questi lampadari, avevano la forma delle sac à poche. Cioè questa, ma io l'ho trovata carina come cosa. Sì, carina. Però sì, boh, sì, i bomboloni sì, mi hanno lasciato un po' giù, lascia perdere il mio preferito o no. L'atelier del bombolone, uno dice, devono essere fatti bene. Design, bene, cioè alla vista sono bellissimi, come avete visto, cioè sono fantastici. Di gusto, cioè erano più o meno tutti i basi, sapevano tutti della stessa cosa. Attenzione, erano buoni, però non sentivi tanto la differenza tra i vari sapori. Il cocco nel secondo con la meringa non si sentiva proprio. Costo totale dell'operazione, 6 sterline 50 l'uno, 19 sterline 50. Per 3 bomboloni, ok, l'impegno nel fare le cose belline, però sono sempre 8 euro a bombolone. Come esperienza complessiva io la valuto positivamente. Io non lo so, gli darò un'altra chance, ma per ora è molto più apparenza che gusto. Sapete che cioè, il gusto è fondamentale. Sul web ormai basta solo apparire, quindi magari a voi dirà minchia che belli questi bomboloni, bellissimi. Però sappiate che se li mangiate e rimarrete un po' delusi, non dite che poi al quadrato ce l'aveva detto, ma noi volevamo comunque provarli. Andate comunque a provarli. Ah, andate, però mangiatene uno, così non fate i paragoni tra i vari gusti. E se ci siete già stati, ci dite cosa ne pensate qui sotto, perché siamo curiosi di sapere se la nostra opinione è condivisa da altri o no. Speciale di Halloween finisce qui. Ci vediamo prossimamente per i prossimi video. Ciao!